chiedere come vi trovate voi con gli stranieri? Io non ho tante amicizie di persone straniere perché abbiamo un'età che forse siamo anche un po' resti a entrarci, bisogna mettere anche quello, perché quando si è giovani è più facile fare l'amicizia ed entrare con altre metodologie. Però non ho mai avuto nessun problema, anche con delle persone che ho avuto vicino, che ha abitato vicino a me, eccetera, assolutamente, mi sono sempre trovata bene. Di fronte a noi c'è una sede di extracomunitari, così, anzi rifugiati politici per l'esattezza, non abbiamo mai avuto problemi. Penso che l'integrazione sul quartiere 6 in questa, diciamo, in questa area qua non ci siano problemi. Qual è la difficoltà maggiore che hai incontrato venendo in Italia, qua a Torino, al quartiere 6? Un po', cioè, la lingua, prima cosa, e seconda un po' di rassismo, perché c'erano i miei compagni che si fanno vedere che sono razzisti. C'erano i miei compagni che mi dicono che sono una brutta negra, vado dal mio paese che sono infami e tutte queste cose. Quindi i problemi erano di razzismo e della lingua. Nessuno parla con me, quando vogliono parlare o prendere in giro o chiedere qualcosa. Poi ci prendono in giro, poi dicono parolacce. L'anno scorso, ti giuro, sono tre ragazzi vicino alla famiglia del Pullman, ho scritto Swain così così, faccio un paese. Questa è gente che non ha l'intelligenza, perché se ha l'intelligenza non le fa queste cose qua. Perché magari l'italiano, secondo me, certe volte è diffidente, bisogna sempre fare un rovescio della medaglia. Perché? Perché una cosa che secondo me noto che c'è poca integrazione da parte vostra. Se io vado integrazione in questo senso qua, se io vado in America non mi posso, faccio un esempio perché sono stato a New York, non posso ostinarmi a parlare o italiano o piemontese, cercherò di integrarmi lì perché la lingua è la prima cosa per capire. Però certe volte uno vede i gruppi di persone che certe volte sono troppo chiusi. Quando c'è stato il boom dell'immigrazione negli anni 60, dal sud, si sono trovati in tanti a Torino, hanno cominciato a fare i circoli loro. E facendo i circoli sui si sono emarginati da soli, perché erano la crinacria, e parlavano la sua lingua tra di loro. I genitori magari non capisci l'italiano, ma può parlare, se non capisci l'italiano. Prima cosa. Seconda cosa, non vogliono parlare con i loro bambini a casa, perché anche loro devono imparare la loro lingua di madre. Perché loro pensano che è ovvio che quando va a scuola imparerà l'italiano, perché ci sono tanti bambini e poi parleranno tutti insieme, quindi è ovvio che magari se un bimbo un po' sveglia capirà. Si è offerta di farci il pugno. Io cucino il riso. Io devo preparare un piatto anch'io. Mi hai preso di sorpresa, te lo dirò poi, vedrai poi, è una sorpresa. Ma la faccio, va bene, ho messo.